il cliente ha sempre ragione. And the show must go on. Ed è proprio per questo che mi tolgo ancora una volta la maglia della Juve e facciamo nuovamente il cambio in diretta. Quindi questa è la maglia della Juve. Me ne frego, la butto via, la butto all'indietro e mi metto immediatamente la maglia della SPAL, dato che abbiamo deciso tutti insieme, anzi avete deciso voi, mi avete fatto capire in tutti i modi, che la carriera con la Juve e la SPAL mischiate non vi piace e quindi torniamo con il nostro abito ferrarese e riprendiamo dove abbiamo lasciato. Me l'avete fatto capire con dei mi piace, con dei commenti, con delle visualizzazioni, i video sulla Juve non sono andati molto bene e quindi ho capito che la conferma definitiva l'ho avuta da Instagram. Ho fatto una storia con un sondaggio in cui vi chiedevo che cosa fare. Eccola qua, la state vedendo in sovrappressione e questi sono stati, dopo 40 minuti, i risultati che ho ottenuto. Devo dire la verità, sono molto simili, nel senso 241 contro 249, mi pare, 259, una cosa del genere. C'era poca differenza, ma mi ero ripromesso che appena mi mettevo qua a sedere per iniziare a registrare, guardavo la storia e chi aveva vinto in quel momento era la cosa giusta da fare. Quindi dovevo, lo sto usando in italiano, pessimo, pessimo, bruttissimo, ma avete capito un attimo il messaggio, no? Ed è per questo che vi chiedo di arrivare almeno a 2000 like per questo video, dato che sto facendo un po' quello che mi state chiedendo. Tanti no, però mi avete accusato di non ascoltare quello che mi dite, di fregarmene del vostro giudizio. No, semplicemente faccio quello che ritengo più giusto, però se poi i risultati devono essere scarsi e brutti per utilizzare la mia testa, allora capisco che devo cambiare e vi vengo incontro. Però mentre torniamo qua, io la butto lì. Se volete che continui la vecchia carriera di FIFA 17 con la Juve, che non ho mai continuato, che non ho mai concluso, si può fare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e arriviamo sempre a quei fatidici 2000 like per farmelo capire. Allora, utilizziamo la scorsa settimana come un attimo di pausa. La nostra spalla è quinta, è tornata e deve andare a giocare contro il Chievo e bisogna vincere. E non è della sorte, anche l'ultima partita che abbiamo fatto con la Juve era proprio contro il Chievo, abbiamo vinto 1-0. Qua però non c'è Kakà, ma abbiamo un modulo veramente brutto che vorrei modificare. Ok, torniamo alla formazione titolare che abbiamo utilizzato anche sulla Juve e facciamo giocare un po' quelli più freschi, facciamo turnover. Boh, proviamo così. Rizzo e Musonda devo farli giocare comunque perché non ho abbastanza esterni. Musonda che deve addirittura andare a coprire e lo fa molto bene, possiamo fare partire l'azione con Salomon che è molto alto ad impostare. E poi dentro Quagliarella e Boriello che giocano insieme perché Cutrone è molto molto stanco. Attenzione perché Rizzo si propone, la palla gli arriva bellissima nello spazio, Rizzo ci mette la gamba ma Tomovic è più bravo. Pucciarelli che mi fa sempre un male assassino, eccolo, cioè l'ho appena detto! Cioè, ma non è possibile che tutte le volte che ci gioco contro a quest'uomo, cioè, nella realtà non segna mai, non fa gol neanche con l'Apis. E qua non ho capito come abbia fatto, fammelo capire. La palla dentro di prima, Pucciarelli da fuori, praticamente, no, dai, da fuori, no, però, super deviazione. Cioè, l'ha deviata Salomone, ha fatto lo scavino, cos'è successo? O ha fatto lui il pallonetto da lì, non ci credo. Ma ha fatto lui il pallonetto da lì, ma cosa stiamo dicendo? Ma di cosa vuoi? Vai via, vai via. Vai via! Gol che non si sono mai visti. C'è Messi che gli ha già mandato un messaggio su Instagram e gli ha chiesto: per favore, Paloschi, anzi, Pucciarelli, insegnami perché non so farlo io quel gol. Magari Paloschi, che non lo faccio mai giocare, poveretto. Dai, Musonda, tagliagli dietro così, bellissima palla a cercarlo. Sul pro profondità, ancora Musonda la mette. Ci siamo noi, non riusciamo a tirare. Che bella azione, però. Ancora Musonda dentro per Boriello che si appoggia a Quagliarella che si può girare, ancora Quagliarella da lì, prova il tiro alla Quagliarella, calcio d'angolo da lontanissimo. Musonda la dà pacca una teca e Mancino la può mettere morbida sul secondo palo, non ci credo, il difensore sulla riga, portiere battuto. Vai Zanen, dentro così da Boriello, ancora Boriello che porta palla, la dà dentro per Quagliarella, non riesce a tirare. Boriello, così, dentro per l'inserimento, non so perché non ci sia andato Musonda ma c'è andato Quagliarella, allora Quagliarella prova a spingere, a lottare contro tutti, perde. Charlie Musonda, ancora dentro così per Quagliarella che gliela ridà e adesso Musonda può andare, è da solo praticamente Musonda, prova il tiro a giro, la piazza, ma sarà rimessa laterale. Musonda, poverino, è stanchissimo, era stanco prima dell'inizio della partita, gli stiamo facendo fare delle corse su e giù per la fascia imbarazzanti. Ancora Boriello, attenzione, c'è Quagliarella che si butta dentro, Boriello lo serve, Quagliarella prova il tiro, a porta vuota non ci arriviamo mai per primi. Certo che noi attacchiamo tutto il tempo, proviamo, giriamo palla, niente, non entrano. Arriva loro con un Pucciarelli e fa il tiro dell'anno senza una logica fisica e fanno gol. Musonda, così Musonda non riesce a tirare neanche lui.
Ah, niente, attacco totale, proviamo a fare dei cambi. Intanto Rizzo prova a spingere, ma sarà uno di quelli che esce. La palla dentro così, Boriello, Quagliarella, Quagliarella dentro per Musonda, che è un altro che uscirà per far spazio a qualche suo compagno un po' più fresco. Musonda, ancora, lo sfida nell'uno contro uno, poi Musonda fa un fallo incredibile. Ancora così, con Vaisanen che si propone in attacco. Quagliarella va dentro, dove c'è anche Cutrone appena entrato. Prova a cercare sul secondo palo un compagno. Che tiro è, Patrick? Che tiro è? In anticipo, Salomon, così, e poi largo. Dentro per Patrick, non ci arriva. Ma chi è, friend? Chi è, amico? Chi sei? Per Gobbi che esce. Ancora, l'ultima possibilità, ma probabilmente non c'è già più tempo a disposizione. La prendiamo, Cucurella, e finisce qua. Finisce qua. Il problema è che i titolari non si saranno neanche riposati così tanto in previsione della partita con la Roma, che quella è molto più importante rispetto a quella col Chievo, perché virtualmente può valere 6 punti. Noi ci proviamo, vediamo come siamo messi, vediamo se abbiamo recuperato energia abbastanza per giocare con i titolari. A grandi linee sì, diciamo che qualche cambio va fatto. Musonda mi dispiace, ma non lo convoco neanche perché è disintegrato. Proviamo a giocare in questo modo, che mi sembra comunque un'ottima formazione. Al Town Park di Ferrara torna la SPAL a giocare in casa davanti al suo pubblico contro la Roma, e diciamo che ci sono state partite più facili. Con il tacco benissimo Quagliarella, anzi Boriello, perché Quagliarella non sta giocando per Cutrone. Poi con un tunnel riesce a scappare via. C'è Lazzari, ancora Lazzari, la mette per Cutrone che non riesce a trovare il tiro. La va a riprendere Gnoguri, riesce a servire il compagno Viviani. Gnoguri è per terra, la palla che gli ritorna, ma non riusciamo a concludere la rete. Viviani, dentro così, c'è Cutrone, Cutrone vede Lazzari, bellissimo il taglio, bellissimo il passaggio, ancora Lazzari, la mette dentro per Boriello, e trova il gol dell'ex, Marco Boriello, ce la fa, fa l'aeroplanino come Montella, in faccia alla Roma, segna il gol che ci riporta in vantaggio, il primo gol da quando siamo ritornati a fare la carriera con la SPAL, è di Marco Boriello, su un ottimo passaggio di Lazzari, su un ottimo inserimento di Cutrone. Questi ultimi due non c'era l'altra partita, e Boriello va un po' fatica, ma quando gli mette la palla, ma quando è in forma, Marco Boriello, oddio, si è fuso col portiere. Che brutto bug, l'avete visto anche voi? Tutti in delirio, tutti a saltare, tutti a cantare. Ancora Boriello che è veramente indemoniato in questa partita. Belle triangolazioni, ce ne andiamo. Cucurella che si butta dentro, cerchiamo di servirlo. C'è Boriello che si vuole girare, va sul mancino. Cutrone la va a riprendere. C'è Paconate largo, e allora Cutrone lo chiama in causa. Paconate la mette giù, e poi la crossa, e Boriello prova addirittura la rovesciata. Si gira molto bene Carvaio, non so chi sia, la mette dentro per Strootman, che tutte le volte che loro tirano per la prima volta fanno gol. Ma io che cosa ci devo fare? Ma io cosa posso farci? Cioè non è possibile giocare così, eh? Tutte le volte, tutte, col Chievo Pucciarelli che fa il fenomeno. In questo mi esce male la difesa e vabbè. Però non si può sempre prendere gol alla prima imbucata, eh? Sempre alla prima no. Viviani si butta dentro, ancora Lazzari che è stato veramente il nostro uomo in più in questa partita. Per questo momento Cucurella la vuole rimettere, calcio d'angolo. Viviani, Lazzari, crossala questa palla sul secondo, Gnoguri da solo, non arriva a Cutrone. Felipe la recupera, Gnoguri di forza, di prepotenza fisica, se ne va ancora Gnoguri, la palla che è nostra. Sì, dentro così. E poi ancora Boriello che vuole portare palla. Si appoggia con il tacco a Cucurella, molto bello. Ancora Viviani e ancora Cucurella che se ne va. È in area. Cucurella non riesce a tirare. Lazzari la stoppa con l'eleganza di un trequartista. La dà dentro a Boriello. Boriello da lì può provare il tiro, ma col destro finisce là. Cucurella. Ti prego. Fammelo. Me l'ha fatto. E che gol che mi ha fatto. Super Cucurella o Cucureia, come volete voi. Ma che fenomeno. Sembrava Gareth Bale contro l'Inter con il Tottenham. Fa tutta la fascia da terzino e spavira in porta fortissimo. Sul secondo palo con il mancino a trovare anche il legno che ci salva e ce la butta dentro. Cucurella, secondo gol in Serie A, ma questo è veramente bello e importante. Cucurella, attenzione perché Paconate vuole il suo momento di gloria, e allora può andare, può spingere, può fare il gol come Cucurella. No, non ce la fa perché è più scarso. Però Paconate ci riprova e questa volta fa andare il suo compagno. Il Cucurella è sicuramente più forte e la mette sul secondo palo, ma c'è ancora Allison che smanaccia. Bisogna resistere gli ultimi secondi, gli ultimi momenti di partita, gli ultimi attimi. Attenzione, ancora Paconate, facciamo un po' di possesso palla, cerchiamo di uscire in maniera intelligente. Cucurella, ancora, dentro così per Quagliarella invece, e finisce qua la partita. E finisce qua, abbiamo vinto contro la Roma.
2-1, ci voleva questa ventata d'aria fresca, questi tre punti importanti che vengono a casa con noi. E guardate un po', siamo a meno 1 dalla Lazio, siamo pari al Napoli, siamo meno 3 dal Toro, meno 4 dal Toro e meno 5 dall'Inter. Però bisogna dare continuità, bisogna riuscire a portarle a casa tutte in uno, il pareggino, la sconfittina, ma me lo meritavo. No, bisogna vincere! La prossima partita arriva molto molto presto perché c'è già la conferenza stampa da andare a giocare e sarà contro l'Hellas Verona. Allora ragazzi, contro l'Hellas, per favore, bisogna vincere. Ma come al solito non in questo episodio, sarà nel prossimo. Però davvero ve lo chiedo ragazzi, cerchiamo di arrivarci a questi 2000 like, li voglio assolutamente. Mi farete questo regalo? Please! Come, 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 come.